Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi vi faccio vedere quel che resta del mio orto invernale. Quest'anno è stata un'annata pessima, pessima davvero. Vi spiego i problemi che ho affrontato e cosa ho imparato da questa lezione. Bentornati sul canale. Se vi ricordate, avevo fatto due video sulla lotta alle lumache. Ho avuto un grosso attacco di lumache quest'anno. La prima volta con la birra, ovviamente, è stata molto blanda come difesa. Poi col ferramol le cose sono andate molto meglio. Ma nel frattempo, siccome sono intervenuto tardi, ho avuto danni veramente pesanti alle piante che hanno iniziato a crescere molto lentamente. Ora vi mostro ad esempio questa parte qui. Queste sono le ultime piantine che ho messo di cavoli vari e queste non crescono più ormai. Le ho messe giù che era settembre inoltrato, sarebbero dovute essere già alte così, e queste quindi sono andate e abbiamo perso tutta una fila e mezzo. Per quanto riguarda i cavolfiori, qualcosa ho recuperato col ferramol, infatti ve lo consiglio ancora. Vi ricordo che il video non era sponsorizzato, l'avevo acquistato. Sui cavoletti di Bruxelles ho avuto grossi problemi. Queste dovrebbero essere alte almeno mezzo metro, 40 centimetri, ma come vedete sono alte un palmo. Quindi non ci facciamo molto con questi. Queste, come vi dicevo, sono le ultime che ho messo, ma i risultati sono veramente molto scarsi. Queste non produrranno mai praticamente. Mi dispiace molto per il cavolo nero di Toscana, questo ci tenevo, ho messo 6 piante. Si sono riprese dopo il primo trattamento di ferramol, come vi ho fatto vedere nell'altro video, ma siamo ancora ben lontani dalla produzione. Le prime foglioline belle sono queste qua interne. Queste dovrebbero essere un po' più alte adesso, ma in realtà non è neanche un problema di concime perché ho dato pollina per due trattamenti consecutivi. Ho dato stallatico pellettato liquido anche qui per una volta, due volte anzi. Qui adesso ho messo la cenere di legna. Questa è la parte più colpita, se vogliamo. Qualcosa si sta riprendendo, ma diciamo che in linea di massima siamo sotto le aspettative. Qualcosa avrei già dovuto raccogliere, ma così non è. Giusto qualche finocchio là in fondo che per mancanza di tempo non ho rincalzato e quindi mangio quello che c'è. Cosa mi ha insegnato questa situazione? Mi ha insegnato che il prossimo anno, in inverno, dopo che ho smosso la terra e ho concimato, darò subito il ferramol e farò subito un confine di cenere di legna come ho fatto adesso. Quindi dovrò fare questi due trattamenti in modo preventivo perché altrimenti qua non mangio nulla. Si impara sempre dai propri errori. Quest'anno vi dico, sono rimasto molto deluso da questo orto qui. Probabilmente siamo indietro di un mese e mezzo rispetto a quello che dovrebbero essere. Forse vedrò qualcosa verso febbraio. Ecco, quindi se vi posso dare un consiglio nel mio piccolo, se avete lo stesso problema che ho avuto io, prima con la cavolaia, ma quella l'ho eliminata subito con le capsule in gel, quelle all'aglio, che mi sono trovato molto bene e lo rifarò. Subito dopo a seguire trattamento con il ferramol, se avete lo stesso problema, e dopo concimazioni naturali come può essere la pollina o lo stallatico pellettato in forma liquida. Quindi quest'anno è così, non sempre vi faccio vedere le cose che mi sono riuscite, vi faccio vedere anche i miei fallimenti, ma d'altronde sbagliando si impara. Quindi spero che i miei errori di quest'anno vi siano utili per evitare di farli anche voi. Il video è praticamente terminato, come vi dicevo, a parte qualche cavolfiore, qualche finocchio, tutto il resto è abbastanza indietro. Spero che questo video vi sia stato utile per migliorare il vostro orto e ovviamente sarà utile anche a me per ricordarmi l'anno prossimo quello che devo fare, perché tra un anno e l'altro mi dimentico. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. È stato un video breve, però ci tenevo a farvi vedere un attimino quello che è successo nel mio orto. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.